I sindaci dell'area sud del Vallo di Diano scrivono al direttore generale dell'ASL Salerno, Mario Iervolino, per chiedere chiarimenti in merito alle carenze assistenziali presso l'ex clinica Fischietti di Padula. I primi cittadini di Padula, Casalbuono, Sanza, Montesano sulla Marcellana e Buonabitacolo, nel documento inviato al direttore Iervolino, vogliono vederci chiaro in merito ai disservizi e al malfunzionamento nella gestione dell'emergenza presso il distretto sanitario ex clinica Fischietti, denunciati anche dal dottore Carmelo Accetta, segretario provinciale della UIL, attraverso una nota stampa. In particolare, i sindaci chiedono le motivazioni legate alla carenza di personale medico e delle conseguente difficoltà di copertura dei turni di servizio per assicurare l'assistenza sanitaria in emergenza-urgenza, in quanto il servizio registra uno scollamento tra i turni del personale, attività assistenziale e movimentazione dei mezzi di soccorso. Inoltre, nella nota inviata al direttore generale dell'ASL Salerno, i sindaci segnalano la mancanza del medico nel turno notturno presso la postazione di Padula e l'impossibilità di garantire l'assistenza sanitaria. A questo proposito è stato ricordato che il 10 luglio scorso, intorno alle 23:30, presso la postazione di Padula, è stata accompagnata davanti al SAUT una ragazza priva di conoscenza sotto l'effetto di eroina autosomministrata, come riferito dal giovane che l'aveva lasciata dinanzi alla struttura. La vita della giovane ragazza, scrivono i sindaci, è stata seriamente messa in pericolo a causa della mancanza del medico di turno e di un'ambulanza medicalizzata. È evidente, terminano, che questa situazione lede il diritto dei cittadini, sancito dalla Costituzione, ad avere la necessaria assistenza sanitaria. Certamente questo non è un modello di sanità efficiente, perché pone il cittadino utente in situazioni di notevole disagio.